Ora Parma per la fiera del camper, all'insegna del comfort, ma non solo. Mi piace il senso di libertà che ti dà poter viaggiare, fermarti quando vuoi, dove vuoi. Dalla doccia di lusso allo spazio pensato per i compagni di viaggio a quattro zampe e poi garage per bici e scooter con illuminazione e TV. Questo e molto altro tra le novità da scoprire al Salone del Camper che ha aperto i battenti a Parma. Per esempio le mini roulotte con ruote da fuoristrada per andare alla scoperta anche dei luoghi più impervi. Si porta poco perché si vuole vivere tanto, diciamo, la vita da camper. Comfort e sostenibilità è quello che chiedono i camperisti arrivati da tutta Europa. 130.000 sono attesi quest'anno dagli oltre 300 espositori presenti a questa decima edizione della Fiera di Parma, tra le più importanti del mondo. La vacanza in camper green, perché come lo fanno vedere le nostre analisi, è molto meno inquinante, per esempio, in confronto con una vacanza con una grande nave o con l'aereo. Un settore che produce un fatturato superiore al 1,5 miliardi di euro l'anno. L'80% della produzione italiana viene venduta all'estero, con un incremento nel 2018 del 20% delle immatricolazioni. Qual è l'accessorio più venduto quest'anno? Eccolo qua, è un carrellino per il trasporto cose che il camperista può utilizzare in campeggio o in spiaggia, comunque quando si sposta. Camperista, ma per lavoro? Sì, camperisti per lavoro. Noi prima avevamo praticamente, cioè abbiamo un ristorante, ma adesso abbiamo messo il ristorante sulle ruote, quindi camper e ristorante su ruote.